Paolo, lei è il marito di Patrizia e qui siamo in un antico macello magnificamente ristrutturato. Oggi è un grande ristorante, uno dei migliori ristoranti della zona. Raccontiamolo un po' questa storia. Allora, la torre come ristorante nasce nel 1966 ed era sul colle di Sant'Anna, sulla parte collinare della città. Poi per un'idea di mio suocero, il papà di Patrizia, che ha sempre sognato di aprire un hotel, un albergo, è capitata l'opportunità di rilevare dal comune questa area che era il vecchio macello civico della città di Casale. Macello, una struttura nata a fine 800, primi anni del 900, che ormai era da circa 40 anni in disuso. Per cui l'asta pubblica, l'acquisto e poi ci siamo dedicati alla ristrutturazione di quest'area. Nasce l'Hotel Candiani nel 2000 e nel 2006 viene trasferita giù anche il ristorante La Torre. Oggi a chi si rivolge il ristorante La Torre? Beh, abbiamo sempre avuto soprattutto una clientela business, una clientela d'affari. Casale è sempre stato un polo industriale, anzi direi il polo industriale della provincia di Alessandria, per cui diciamo che una grossa fetta di mercato era indirizzata a quello. Il resto è il turista, il milanese, il genovese, il torinese, diciamo un po' il fuori porta del weekend. E abbiamo anche una clientela straniera che da anni, ormai il ristorante ha 46 anni, quindi ci conoscono e magari nelle trasferte da Zurigo a Cannes hanno ormai la loro sosta obbligata a Casale per il pranzo o cena. Parliamo dei vini, perché questo è un territorio anche di immensi vini. Il Monferrato sì, è una grande terra di vini, i vini diciamo tipici, i vini autoctoni del territorio sono il Grignolino, il Barbera, il Freisa. Abbiamo oggi si mette anche bianchi, però io rimarrei sui rossi come tipologia di vini. Mentre invece devo dire che oggi con la tecnologia, con l'enologia, con i sistemi all'avanguardia in quello che è il mondo del vino e con tanti di questi ragazzi che hanno poi fatto studi approfondito, cominciamo ad avere dei risultati ottimi anche nel Monferrato Casalese. Effettivamente i grandi vini ci sono anche qua, adesso andiamo a stapparli ad assaggiarli e naturalmente assaggiamo anche la vostra cucina. Va bene, proseguiamo allora con la nostra cucina e l'abbinamento dei nostri vini. Patrizia, una donna chef fra le eccellenze del Monferrato, parliamo dei grandi vini, di una ottima cucina e di un risotto che lei fa come? È un risotto al peperone gorgonzola. Siccome nella nostra zona la cucina è molto ricca, abbiamo molta materia prima ottima, cerco di creare dei piatti sempre riferiti al mio territorio. Gorgonzola l'abbiamo qua vicino, il riso è proprio alle porte di Casale e quindi ho pensato a fare questo abbinamento che devo dire è risultato molto gradevole. Qual è la sua filosofia? Cosa le piace proporre ai suoi clienti? Qui siamo in un ristorante di grande charme, di grande impatto. Chi sono innanzitutto i suoi clienti? Se sono italiani, se vengono dall'estero e quali sono i piatti più amati? Ma la clientela è molto varia, nel senso che abbiamo una bella clientela della zona, ma abbiamo anche tanti ospiti stranieri che si fermano, anche perché fortunatamente siamo in un punto che è comodo da raggiungere dalle grandi città e quindi c'è una bella affluenza di clientela straniera. Nel mio ristorante io amo proporre una cucina abbastanza tipica. Certamente ingentilita, con delle creazioni magari
penso io agli abbinamenti dei piatti di modifico, però cerco di tenermi legata al nostro territorio. Patrizia, il menù di questa sera. Allora, questa sera volevo proporvi un antipasto che ho creato da poco, che è una cipolla caramellata con un caldo freddo di parmigiano. E questa idea mi è venuta perché qui nella zona abbiamo delle cipolle buonissime, le cipolle di Breme, che sono molto dolci. E ho costruito un gelato di parmigiano, per cui rimane questo contrasto fra caldo e freddo che è molto interessante. Poi volevo farvi assaggiare il risotto al peperone gorgonzola, che è proprio il mio piatto, l'ho creato proprio io dal niente. E poi avevo piacere di farvi assaggiare un magro di guancia in cottura morbida, perché da noi è una zona di bolliti misti. E il magro di guancia è una parte veramente molto tenera, però l'ho ingentilito un po' perché il bollito è un piatto abbastanza pesante di per sé. Per quanto riguarda il dessert, Per quanto riguarda i dessert, siamo sempre in zona abbastanza territoriale, nel senso che io faccio sempre una torta di zucca che è tipica nostra, abbiamo il bonnet. Stasera volevo farvi assaggiare invece una cioccola fatta con il cioccolato fondente. Vorrei aggiungere che un altro piatto che c'è sempre a disposizione, anche se magari non lo trovate scritto in carta, è una tartare di fassone piemontese, che è una razza bovina molto pregiata. Qui da noi la carne cruda è veramente molto buona, è battuta al coltello e condita semplicemente con olio e erbe. E un altro piatto tipico che io ho rivisitato a mia maniera è un uovo fatto a pochè con delle verdure stufate e profumato con la bagna cauda.